ricordo che i suoi vini, che non sono, cioè, intendiamoci, non sono mai stati famosissimi, ma per chi li conosceva erano il santuario, il sacro graal dei vini proprio. Io mi ricordo che ogni anno impazzivo per avere quelle poche bottiglie di vino suo, che prendeva regolarmente 3 bicchieri, 5 bicchieri, via di sto passo, per cui era una caccia al vino di Martinetti. Però poi ci siamo rivisti ultimamente, ci eravamo un po' persi vista, ci siamo rivisti, abbiamo detto su a Treso, alla Ciao del Tornavento, un ristorante che vi raccomando vivamente, con una cantina che forse è la migliore di Italia. E dopo Picchiori è subito la sigla. Lui nei vini nazionali è più bravo, Picchiori è più bravo anche perché ha molti più vini esteri. Però sono lì. Però esteticamente la cantina, secondo me, è più bella quella della Ciao del Tornavento. Una cosa che io ho portato ultimamente dei miei amici che abbiamo fatto un weekend nelle Langhe, sono rimasti senza parole. Poi c'è un'accoglienza, ti fa bere l'aperitivo giù nella cantina, interessante. Bene, Lisa, sì? Continui tu. Volentieri. A me fa piacere che sia con noi stasera, iniziamo con lui questa nuova attività di piacere e di un po' di educazione sul vino, che non fa mai male a nessuno, anche a noi, che ne beviamo molto, e anche a voi che ne bevete molto. L'ho sempre visto in posti dove si beve e si mangia. Confermo. Come diceva il mio amico, sono capitani di Hugo Sors. No, ma io in realtà dico giusto due parole. Intanto benvenuti, grazie di essere venuti. Io ringrazio in primis la cantina Bentivoglio che collabora con noi, ci ospita, questa bellissima sala al servizio, vedrete anche la cucina, insomma già questo. Noi abbiamo pensato a questo ciclo di serate, dico noi non per megalomania o per problemi di disturbi della personalità, ma perché non sono da sola, nel senso che con Marco Machiavelli e Leonardo Soffritti, insomma, abbiamo orchestrato un pochino queste serate, due grandi appassionati di vino, che insomma è riduttivo, ok, però, e ci tenevo solo a dirvi perché abbiamo deciso di chiamare questo ciclo di serate Testimonianze di vino e umanità, perché ci piaceva che il fulcro fosse in primis il vino, naturalmente, ma umanità perché abbiamo voglia di riportare un pochino il vino, un pochino la sua funzione originaria, che è quella della condivisione del piacere, e raccontando storie di persone, quindi di uomini. Ci piace in queste serate dare ascolto quindi a chi il vino lo fa, e quindi con le sue storie e il racconto del frutto del suo lavoro, ma anche dare un pochino ascolto a noi stessi. A me piacerebbe che si riportasse un po' l'attenzione sulle sensazioni che il vino ci dà, sul piacere che ci dà, perché io mi sono resa conto che spesso quando ci si è molto appassionati e si studia il vino e si approfondisce, si diventa ovviamente, per saperne di più, molto tecnici, si va ad analizzare il vino e si tende molto ad oggettivarlo, e alle volte il rischio è quello di rendere l'assaggio un po' sterile. Quindi sicuramente parleremo anche di questo, perché è giusto conoscere i dettagli dei vini e scomporli, però mi piacerebbe poi riportare un pochino tutto alla sensazione che ci dà, al piacere che ci dà. Piacere che è edonistico, intimo, personale e sociale, collettivo. Siamo qua a tavola, quindi l'idea è tavola, vino e chiacchiere e storia. Quindi questo è solo per raccontarvi un po' l'idea che sarà il filo conduttore un po' di queste serate, e non potevamo cominciare in modo migliore, perché sicuramente questo signore che vedete qui di storia da raccontare ne ha, non solo nel tempo, ma anche perché ha, diciamo, vita e professione piuttosto ricca, e quindi qualche spunto ce lo darà, insomma, sì. Franco, qualche cosina ci dirà di lui, per chi non lo conosce, insomma. Poi ovviamente faremo parlare poi anche il bicchiere, naturalmente. Chiudo perché non voglio tediare oltre, iniziamo. Bene, io ringrazio tutti voi che siete qua, vi ringrazio dell'attenzione che avete dedicato, che spero dedicate anche quando vi racconterò le storie dei vini. Vi dico soltanto istruzioni per l'uso, cioè siccome succede
certi vini ci sono delle storie anche abbastanza lunghe, ma non voglio tediarvi. Quindi noi assaggeremo il piatto, sarà servito il vino, poi si assaggia il piatto, quindi avete assaggiato il vino, nell'intervallo del servizio tra il primo, tra l'antipasto e il primo, tra il primo e il secondo, io vi racconterò la storia del vino che avete bevuto. Quindi non la racconto prima, la racconto dopo, in modo tale che avete effettivamente provato e sentito il vino nel suo dettaglio. Grazie e buon appetito. Grazie.